Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 3 Remastered. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati gli scorsi episodi che abbiamo fatto un po' di casino con Zimos. E questa che ho appena acquistato era la penultima proprietà rimasta libera da comprare. Ci rimane solo questa da $50,000, che effettivamente sono tantini, ma ci darebbe un bel po' di soldi extra. E ci manca l'hangar, poi se non ricordo male, non mi ricordo dove, eccolo qui, ci rimane l'imbarcazioni e credo basta. Quindi, la prossima missione è morte alle gang. Good, I wanted to speak to you. I'm concerned about Viola di Winter. She came through on that morning station. No, un chilometro da qua. But that does not mean she can be trusted, yes? I don't know what it means, but maybe I can find out. Hold on, Oleg. I hope you were happy with the information I gave you. It worked out. Abbastanza. Why'd you do it? Because we should talk. We're talking now. In person. Meet me at the address I'm sending. You expect me to come alone? Bring someone if you like. Oleg, va bene. Allora verrò con il mio amicone Oleg. Non prima di aver parcheggiato qui la moto e aver ucciso questo giro di gang. Guarda. Che fucilate incredibili che ti tiro, eh? Madonna, chi è che ha tirato la granata? Ecco fatto. Via, 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 via. Prima che arrivi la gente. Guarda che già ci inseguono. Ma per fortuna, eccoci arrivati dove dovevamo arrivare. Esta es mi vida loca. Che cacchio c'è sopra le banconote? C'era un tizio capellone. I didn't realize you were a patron of the arts, Viola. We never really had the chance to chat. What, with you being a science expert? Madonna, non fare la stronza, dai! I wouldn't piss off the big guy. Look, I'm not here to fight. Che bella che è lei! Right. Johnny's dead because of you. Johnny's dead? Because he thought he could do everything on his own. Questo è vero! So what's in it for you? I get to watch Kilbane suffer. Quel sorrisetto alla fine. Can you play nice? Like I'm always gentleman. E questo è vero. Bravo Oleg. Questo ti fa onore. Loro invece no. Nothing good. Let's go. Scappiamo, scappiamo. Pam 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 pam. Oleg invece ci passa sopra. Loro proprio in mezzo di cattiveria. Oleg, ci pensi tu? Ladies first. Ladies first. Come ti si vuole bene, Oleg. Kia, status. The Saints have taken cover with one of the De Winter sisters. We're about to move in. Roger that. Contact me once you secure the area. Yes, Commander. Va bene, volete farci fuori? Allora dovete venirci a prendere. Let's hope the front's clear. Who were those Ci pensi guys? Tu? No, soldiers devo aprire io la strada. Though I don't recognize the uniforms. Well, whoever it is, they don't like us. Kilbane hiring out his muscle. He thinks his luchadors are unstoppable. I doubt he'd ask to sit this Inchia. Out. So is someone new. Wonderful. Ma aspetta un attimo. Ma fammi vedere le uniformi. Sono nuove. Wow. Allora aspetta, questa la prendiamo giusto per averla nell'arsenale, ma la ricambio subito con la mia. Aspetta che arrivo. Aspetta che arrivo. Bravo Oleg, bravo. Dammi lo scudo. Madonna mia, l'ha preso in braccio. Ce n'è ancora uno, ma non vedo dove. Mi sa che è fuori, eh. Va bene, intanto andiamo via. Non riesco a passare, sono incastrato in mezzo alle sedie. Ecco fatto, ora ci sono passato. Ecco qua. Volevi uccidermi con lo scudo? Beh, ce l'ho anch'io lo scudo, stronzo. Ah,
Ti dirò che non mi dispiace come hanno fatto le loro armature. La Madonna, sì, vabbè. Cacate coi. This place looks surrounded. The fuck kind of plane is that? They've cut the power to the elevator. I'll see if I can fix it. They're dropping soldiers all up here. Ecco qua. Non ti preoccupare. Dropperà anche soldati, ma noi siamo armati. Uilla. Oleg, con calma. Ho ancora due missili, non ho paura. Tu da dove sei uscito? Non ho paura di usarli. No, no. L'ha spostato perché c'era Oleg in mezzo. Vai via. Ecco fatto. Ma quanto... quanto è resistente. È ancora vivo. Ma sai che mi sa che è immortale sto tizio? Perché ce l'aveva Oleg in mano e io gli ho sparato. E l'ha volato via tanto. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. You're not filling me with a lot of confidence. If you think you'd be better at it. You kidding? I need someone to pin the blame on if this goes tits up. Dai. Ecco fatto. Of course the same one. Watch out, snipers across the street. Perfetto. Sniper oltre la strada? Non li vedo. Madonna mia. Oleg, che manata che gli ha tirato. Vieni, vieni. Tu stai buono. In faccia. Con tutta l'armatura. Bravo Oleg. Grazie. Way beyond the private sector. We fucked, aren't we? A little. Avrei bisogno. Dov'è? Ma porca. Tu vieni un attimo. Vieni un attimo con me, tu. Ecco fatto. Oleg. Non puoi cadermi. Tu sei grosso. Sei la roccia di questo gruppo. Forza, forza. Perfetto. You tell me. They seem to be after you. Madonna. Che casino che sta succedendo. Ancora. Gotcha, big guy. Tu sei ancora vivo? You go. I'll get their attention. What the hell are you doing? Come out of that, little man. Little man. Aspetta. Ecco fatto. Forza Viola. Andiamo via da qui. Ma ancora vivo anche dopo che gli ho spezzato il collo. Ma com'è possibile? Perché quel soldato immortale? Perché non lo copiano? You sure you can get us there? Yeah, like 50% sure. Maybe 30. Ok. Forza, forza. Abbiamo ancora un po' di spazio, quindi prepariamo le granate. 3, 2, 1, vai! Ah, bloody hell! Get in the cop car! Don't abandon me! Not bad! Vai, entra! Viola, dove sei? Muoviti! Via, soldato! E sono pure salito di livello.
E io sono senza granate. Vabbè, non importa ormai. Arriva il cacchio di cannone. The Syndicate doesn't have the pull to organize something on this scale. I don't think these guys are on anyone's side. Then who called them in? Worry about that later. Mi sa tanto che ci siamo iniziati ad impugnare in qualcosa di troppo grosso. E la colpa sapete di chi è? Di Kilbane. Ecco perché dovremmo uccidere sia lui che questi stronzi. Ma prima ci dobbiamo occupare un po' della nostra protezione, ovvero come evitare che questi stronzi ci ammazzino. Donna mia, guarda che casino con tutta sta gente che ci insegue. Pam 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 barabara bam bam. Non potevamo andare in un posto un po' più lontano? No, no, no. A 3 km da casa dovevamo stare per questo incontro. Madonna mia. Tranquilla che l'ho visto, Shondi, tranquilla. Aia, niente, ma ha fatto sbandare il tizio lì. Nello stile Saints, come farebbe Johnny con una bomba. Madonna mia. Johnny sarebbe fiero dei piani che includono le bombe. Peccato che non è più in mezzo a noi, eh. Eccoci. Qualsiasi cosa includesse un'esplosione, Johnny l'approvava. Sono Cyrus Temple, commander of the Special Tactical Anti-Gang Unit. I'm here to answer your questions about the Stag Initiative. Excuse me, sir, one question, please. How long will Stag be occupying Steelport? There is no occupation. Non vorrei dirlo. Non vorrei dire chi assomiglia. Direi solo che lo vorrei come presidente della Repubblica, Cyrus. Guardalo! Lo voglio come presidente della Repubblica. Sir, that's not what I asked. Let me tell you about Jessica Parrish, a girl from Stillwater who ran away from home to be with her tough guy. Jessica, oddio. Jessica thought her life was pretty sweet until a gangbanger kidnapped her, threw her in a trunk of a car and laughed as her boyfriend crushed her in a monster truck rally. If Jessica Parrish was your daughter, how far would you want me to go? Thank you for your time. Allora, non mi piace come l'hanno fatto, perché Cyrus della PS3 aveva quell'aspetto, era più carismatico, più cattivo. Questo è bello, ma non mi piace, non è Cyrus. Non è il Cyrus che abbiamo conosciuto, perlomeno. E abbiamo Viola come companion. Non mi piace questo Cyrus, bello ma non mi piace, preferivo quello originale. Beh, abbiamo un nuovo gruppo in città che vuole la nostra pelle. Va bene, allora è il momento di iniziare a preoccuparsi dei nostri potenziamenti armati. Vediamo cosa abbiamo sbloccato, un'abilità, il mitra a due mani, questo è buono, ma costa un fottio. Il negozio di armi più vicino? Questo qua. Così facciamo a botte anche con questi. Dobbiamo iniziare a pensare di potenziare questo mitra, ma anche il fucile. Il mitra perché? Il mitra ha questa abilità, ovvero trapassare le corazze. Beh, per adesso riusciamo a potenziarlo di un livello. Con altri $2000 ce lo potenziamo del tutto. Va bene, ci lasciamo un po' di soldi da parte. Così, con il prossimo guadagno che prendiamo, riusciamo almeno a potenziarlo. Questo è 9000 per caricare questo. Ok, va bene. Riusciamo a potenziare almeno 3 armi a questo giro. Ecco fatto, tutto pieno. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.